conquistato il calderone, anche se con qualche difficoltà, ripartiamo e andiamo verso la nostra meta, che non è qui, perché qui dovrebbe essere dalle parti di Meridiana, ma io voglio fare prima la missione secondaria, la vendetta di una figlia, che comunque è in quella direzione lì, fra un po' più in alto. Visto che ci siamo, qui c'è un collo lungo. Proviamo magari a sbloccarlo. Vediamo che succede. C'è anche un falò. Seguiamo la strada verso il falò. Quindi devo andare di qua. Che qui dovrebbe essere anche in direzione di quel canyon che vedevo dall'alto. Sasso. E la cosa è che sto messo veramente male come... Ah, che spettacolo. Non so se è tutto esplorabile. Dicevo, sto messo veramente male come erba medicinale. Mi hanno rotto un po' il culo. Che è? Ah, falò. Mi hanno rotto un po' il culo dentro il cazzo di È un vecchio calderone. rimedio. Allora, sblocchiamo il falò. Ammazziamo il cinghiale anche se ci stiamo. Prendo prima questa. Vieni qua, vieni qua. C'è qualche cosa. C'è pure una brutta musichetta. Sono dei resti di qualcosa che è qualche Non si sa navicella, mai quando potrebbe qualche servire. aereo. Sarà qualcosa qui in mezzo? Pare di no. Un po' di robetta. Ah, questa, che c'è stata? Tipo qualche battaglia o sono i resti di uno solo? Vediamo un po' dall'alto se si capisce meglio. Ma forse sono i resti di uno solo, che è un cazzo di aereo. Ah, là c'è qualcosa. Cos'è? Pubblicità. Martello contro carne. Sfidante Rex Capitan Chromosome continua la sua serie vincente. Ma riuscirà la forza umana a sconfiggere Pink Slip, il feroce mastino meccanico, il generale manager Zegel Garrett. Chi sarà assunto e chi verrà licenziato? È un cazzo di gioco umani contro robot, veramente questo. Proseguiamo. Sento i rumori brutti però, eh. Sento qualcosa che galoppa. Tranquillo però. E una di queste. Ah cazzo, lì c'è qualcuno, in effetti. Segodonte. Ah, qui posso Un altro cadere. segnale. Ah, eccolo, eh sì, è lui. È il collo lungo. Giusto. Allora, mi Il segnale arriva da quel servirebbe. collo lungo. Ah, ok, attiviamolo come missione. Muro di rame, ok. Ma è lui che fa... Oh cazzo! Sta pure l'uccellaccio. Non vorrei starmi ad infilare in qualche situazione del cazzo, eh? Là stanno i piscioni. Chi è che mi ha visto? Chi è? Cazzo. Se non stessero cercando un po', ok. Devo salire sulla testa del collo. Vattanfanculo, su. Da qua ci salgo? Stanno pure i banditi, mi sa. Non ci arrivo da qua, cazzo.
No, è impossibile. Affanculo, m'ha visto. Oh! Mortacci tua. E te chi non te lo dice? Allora, questi mi stanno a fare. No, ho sbagliato. No. Manca solo. Siamo. Porca puttana. Devo salire più in alto. Di qua. Non ce vado, cazzo. Dove sta? Dove sta? Dove sta? Fanculo, dove è caduto? Dove sta? Porca puttana, da sopra non ci arrivo. Forse sì, dai, dai. Non te chiappo, vaffanculo. Cazzo. Mori, stronzo. Che cazzo di male che mi ha fatto. Chi è che me... Che cazzo è? Anche se faccio l'override che qua mi sta rompe troppo i coglioni, eh. Se mi devo guardare le spalle pure da questo... Ce la faccio. Dicevo, come cazzo ci salgo su quel collo lungo? Che già sto parecchio in alto qua. Qua più in alto di così non ci riesco ad andare. Aspetta, 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 ragioniamo, devo vedere il percorso. No, mi fa vedere il percorso. Da qua forse. Ma passa lì, devo andare lì sopra, cazzo. Stanno i pescioni del merda però. Affanculo. Se mi beccano qua sto nella merda. Cazzo, qua è pieno di stronzi. Si scende. Cazzo, m'ha visto. E qua invece? Se riesco a salire da quest'altra parte sembra più tranquillo. Ah, meno male. È difficile non farsi. Meno male, cazzo. Hai visto. Quello sta là, non dovrebbe salire. Spero. Aspetta che rifà il credo giro. Che da qui dovrei riuscire ad atterrare sul collo lungo. Credo anch'io. È andato quello. Tanto che aspettiamo che torna. Vogliamo un po' di roba. Cazzo, che... Ma cazzo! Cazzo! Cazzo. Non so se gli posso fare l'override al collo lungo. Vediamo un attimo.
Il collo lungo, come cazzo si chiama questo? Cleremo morso. Qual è? Questo? Grande, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Cazzo, sta arrivando. Vai, 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 dai che sta arrivando. Collo lungo, cazzo! Eccolo, sto ancora qua. Ah, pusho de Ok, culo. adesso devo arrampicarmi sulla testa. Dai, dai, ce la facciamo. Dai, ce la facciamo. Spettacolo. Al tramonto poi, guarda che spettacolo. Ma ci vuole bella foto, ci vorrebbe, eh. Cazzo, si è fatto notte ormai. Alright. Bloccato e vai. Dai, facciamoci una foto, va. No, come si faceva? Dai, da foto. Ok. Foto fatta, riprendiamo. Sì. Ok, io mi calo, ma qua sotto è merda però, eh. Vediamo un po' dove cazzo stiamo. Che mi ha sbloccato tutto. Qua che è? Ah, ok, qua è campo i banditi e l'avevo visto in effetti. Fiori di metallo. Qua è troppa merda però. Vero che non mi facevano passare? Qua. Insomma, magari fosse da queste parti qui. C'è una missione. E qua c'è solo l'imbarazzo della scelta. Questo non mi ricordo che simbolo è. Treni di caccia. Vabbè, treni di caccia non è che mi appassionano tanto. Direi di provare a prendere il fiore di metallo. Ciò che me ne pentirò. Ammazzato io questo. Cazzo sta fiore di metallo, ci dovrei sta proprio sopra. Di metallo 3 terzo. Già questo basso nel cielo d'oriente è il tuo sguardo lucente, e benché la tua sua graziosa luce non s'alzi mai alla vista, ora ogni stella che sale sopra i rami contorti di quella lontana collina porta il tuo dolce comando. Non fa rima però, vabbè. Ok, questo abbiamo fatto subito. Mancrevano così da soli sti cosi. Occhio a quello. Andiamocene di qua.
merda, non una vesta. Ah, che luna enorme. Ok, direi per il momento di terminare qui. La prossima tappa al campo dei banditi. Forse non mi conviene farlo da qui, però. Che vorrei andare a salvare. Però cazzo, qua è pericoloso. Beh, proviamoci. Andiamo pure a provare a salvare prima, sì. Magari prendiamo anche questi fiori di metallo. Sta zona comunque sarà bellissima da esplorare. Però non c'è nessuno. Pare di no. Ecco, cazzo, là sì che c'è qualcuno. Avrai bisogno di un carretto. Dove sta il falò? Ah, ma sta là sopra, cazzo. Non me la arriva fino là sopra. Tutti sti bastardi voi. Questo ponte che è? Qua c'è pure un villaggio. Allora direi andiamo prima da queste parti qua. Andiamo a vedere quest'altro fiore di metallo. Poi magari salviamo. Serve l'erba medicinale, ma cazzo. Eccola. Lo metto via. È pochissima, ha caricato. Bel ponte qui c'è, ci abbiamo. Oh, beh, corna lunghe non me rompessero coglioni, eh. Dove sta sto fiore di metallo? Vedetta. Fiore di metallo, eccolo qua. Questo è sempre modello 3J, però. Questa è pure lunga. Allora, può essere in effetti fantasia quando io cerco di estrarre da tutte le cose create la gioia interiore profonda, sincera, che aggrappa attentamente. Che aggrappa attentamente, vabbè. E seguo nelle foglie e nei fiori che attorno a me giacciono lezioni di amore e onesta pietà. Allora lascia che sia. E se l'ampio mondo ruota nel sematoio questo credo esso non porta. Ora costruirò il mio altare nei campi. Il cielo blu sarà il mio duomo preoccupato. E la dolce fragranza che il selvaggio fiore produce sarà l'incenso che io produrrò a te. Te sei unico Dio e tu non disprezzerai neppure me il sacerdote di questo cuore sacrificio. Che è una cosa tipo demessa. Cazzo. Queste sono amare, ma utili. Forse una luce sono. Se bastardi banditi di merda dopo vengo a far culo, Adesso però direi che o vado a salvare o vado nel. Ah, ecco, c'è pure qui. E allora andiamo a salvare qui nel paesello. Ma c'è un altro pure qua. I banditi stanno qua. Ok. Sempre se mi fanno entrare. Dove si entra? O da là o da là. Facciamo prima da qua, credo. Cazzo. Ridotto un po' male, eh? Siete amichevoli, sì. Mi
veglia del mattino. Cazzo, è qualcosa che gira. Non c'è niente, nessuno. Questi dannati Oseram, sempre a creare guai. Il sole splende su chi si fa gli affari suoi, o così dicono. Ero una guardia sotto l'ultimo re. Siamo molto lontani da quei giorni. Ok, dai, poi facciamo un giretto. Questo piccolissimo avamposto presso Salvo e ci salutiamo qui. Mi piace darmi un ritmo, ma al momento è lento.